La linea 07 Mare, che collega il capolinea della ferrovia Roma-Lido Cristoforo Colombo alle spiagge dei Cancelli e di Capocotta, da domani torna finalmente in funzione. L'autobus sarà attivo tutti i giorni, collegando la Metromare a Campoascolano o Torvaianica, con decine di fermate lungo la via litoranea. Un'ottima notizia per i tantissimi turisti e cittadini romani che amano prendere il sole tra le dune di Castelporziano. Il servizio era stato sospeso ad aprile da Città Metropolitana, l'ex provincia, poi, grazie all'intervento dei presidenti della Commissione Trasporti di Roma Capitale del decimo municipio, Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo, è stato ripristinato. A seguito dell'interdizione del tratto stradale di Via Litoranea, abbiamo subito messo in campo, grazie anche al lavoro del municipio, un'equipe di persone, il Dipartimento Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità, ATAC, l'area metropolitana e Roma Capitale, e abbiamo fatto in modo di poter ripartire e garantire alle cittadine e ai cittadini quel servizio. Già da questo weekend ci saranno due vetture, una più piccola e una più grande, che partiranno dalla stazione di Cristoforo Colombo. La più grande farà un'inversione all'altezza dell'ottavo cancello, lì dove abbiamo realizzato un impianto semaforico, e la vettura più piccola arriverà fino a Campoascolano, al solito capolinea, e consentirà a tutte le residenti e residenti di Campoascolano di poter fruire di quel servizio che era stato bruscamente interrotto nelle ultime settimane. E volevo rassicurare i tanti e le tante residenti che mi hanno scritto in questi giorni che è assolutamente falso quanto è stato riportato da una certa stampa negli ultimi giorni, che noi siamo al lavoro per ripristinare l'intero percorso di quella linea e non è mai stato in discussione questo. Quindi lo 07 linea Mare partirà da Cristoforo Colombo e farà capolinea a Campoascolano. Novità importanti, perché a seguito dell'interdizione della città metropolitana in merito al transito sulla litoranea per i veicoli a pieno carico di 7,5 tonnellate, ripartiamo col servizio, arriviamo con la vettura a 12 metri all'ottavo cancello, abbiamo fatto installare dei semafori per garantire agli autisti delle linee bus di effettuare la manovra D in sicurezza per tornare indietro a Cristoforo Colombo, e la vettura di 8 metri proseguirà per Campoascolano. Il servizio verrà effettuato con vetture non più da 18 metri ma da 12 metri che limiteranno all'ottavo cancello, e da vetture da 8 metri che proseguiranno fino a Campoascolano.